Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Francesco Giubilei, stavi... Sì, no, volevo fare un collegamento rispetto a quanto veniva detto, ovvero il parallelismo tra quella che era la situazione degli italiani che emigravano decenni fa o secoli fa negli Stati Uniti, ma comunque in generale in America, rispetto a quella che è la situazione degli attuali migranti. E lo dico da figlio di una madre venezuelana emigrata e nata in Venezuela da nonni che erano italiani, quindi conosco bene la situazione degli immigrati italiani in quegli anni. È una situazione totalmente diversa, perché il nostro paese, al netto di quello che magari si vuol far emergere in questi frangenti, è un paese solidale, è un paese che ha sempre aiutato le persone che entrano nei confini italiani, è un paese che ha accolto milioni di stranieri ed è un paese in cui c'è una forte solidarietà nei confronti degli stranieri. Però c'è un distinguo tra chi entra regolarmente nel nostro paese e tra quella che è un'immigrazione irregolare, perché nel momento in cui noi mettiamo sullo stesso piano un irregolare e una persona che entra regolarmente in Italia, non stiamo neanche aiutando quegli immigrati che arrivano nel nostro paese, si integrano, pagano le tasse, rispettano quelle che sono le nostre leggi. Il vero punto della questione è questo, non è una contrarietà, la destra, il centrodestra non è un contrario tout court all'immigrazione. Come? Semplicemente dice chi entra nel nostro paese regolarmente e rispetta quelle che sono le nostre leggi, rispetta quella che è la nostra Meloni storia, parlò di sostituzione è il benvenuto. Etnica, No, è usò chi entra in una fase di campagna elettorale la parola di sostituzione. Chi entra in Italia, regolarmente, quella che può essere una manodopera qualificata. Ma lei è mai stato a Lampedusa? Io sono stato varie volte in Sicilia, negli hotspot, ho girato tutti i confini europei. Io voglio sapere se è stato a Lampedusa. A Lampedusa direttamente no, ma sono stato in Sicilia. Allora, vada a Lampedusa, si faccia un giro. Sono stato in tutti i confini europei con l'Ungheria, l'Ucraina. Lei che cita il Papa ha fatto il primo viaggio del suo pontificato a Lampedusa. Ci vada anche lei, perché sì, ma sono stato dentro gli hotspot, quindi le ho viste le situazioni direttamente. Vada a Lampedusa, dove da 50 anni... Non è che arrivano solo a Lampedusa, però. Vada a Lampedusa, dove da 50 anni la gente di Lampedusa, a cui secondo me bisognerebbe proporli per il Nobel per la pace, accolgono i migranti e diciamo, non solo, ma lei deve andare lì, vada a parlare con il guardiano del cimitero, vada a vedere come sono fatte le tombe, non vada negli hotspot. Tutta Europa, guardi, sono stato al confine con l'Ucraina a vedere la situazione dei migranti, allora sono stato in Polonia, sono stato in Ungheria, sono stato in Sicilia, non vede nulla. Conosco bene la situazione, no, in Italia sono stato in Sicilia in mille occasioni. Le ho dato due o tre indicazioni.